Oggi si celebra la giornata dell'unità nazionale delle forze armate e del combattente, una giornata importante per ricordare i nostri caduti in guerra, ma anche per dare anche forza a coloro che adesso, ancora adesso si trovano in zone di guerra. Cosa dire a questi ragazzi, cosa dire alle nuove generazioni? A questi ragazzi bisogna dire che si sentano servitori della pace, anche se devono imbracciare le armi per ristabilire magari l'ordine turbato da vicende interne ai singoli paesi. In ogni caso, proprio per i molteplici scenari di guerra, noi dobbiamo gridare forte che con la guerra i problemi non si risolvono. È il dialogo, è l'incontro tra i popoli e tra le persone, quello che può veramente costituire lo strumento più efficace per risolvere le difficoltà, le incomprensioni, i contrasti e i conflitti. Con la guerra abbiamo molto da perdere e poco da guadagnare, con il dialogo e l'incontro abbiamo tutto da guadagnare e poco da perdere. Durante la messa lei diceva che il conflitto sta anche nelle piccole cose, all'interno di un condominio, all'interno di una città, all'interno di un quartiere. Il dialogo quindi sta alla base di questo, no? Certamente, perché le grandi guerre o le grandi strategie di pace ci sfiorano, perché noi non partecipiamo, non viviamo queste problematiche che coinvolgono altri a più alti livelli. Però la pace si costruisce dalle piccole cose, e se noi realizziamo pace e concordia nella realtà in cui viviamo, nella scuola, ci sono stati oggi diversi studenti presenti, nella scuola, nel condominio, nel mondo del lavoro, in casa nostra, nella vita quotidiana, questa è una premessa perché la cultura della pace prenda piede e si estenda anche alle grandi questioni sociali, religiose e internazionali. Thank you.